Buonasera e bentrovati a questo appuntamento con l'informazione di Icaro TG, i titoli principali dell'edizione di oggi. Dimezzare gli inceneritori in Emilia-Romagna, la proposta presentata oggi a Bologna dai sindaci di Coriano, Parma e Forlì. Lavoro, la crisi esaspera la flessibilità. Nel 2013 solo un contratto su 5 è arrivato a fine anno. Dal report sull'economia anche le storie di imprese che cercano di superare le difficoltà. La viabilità complicata di Rimini, ultimi giorni per il cantiere ANAS sull'Adriatica, ripristinate oggi le vecchie precedenze su via Sacramora, molti automobilisti ancora confusi. Banca di Rimini continua ad aumentare il numero di soci, raccolta e impieghi. Presentato il programma del mese del socio, ci saranno anche incontri sul credito con le imprese. Chiudere 4 degli 8 inceneritori presenti in regione. Questo è uno dei suggerimenti contenuto nella proposta migliorativa al piano regionale dei rifiuti presentate questa mattina a Bologna dai sindaci Domenica Spinelli, Percoriano, Roberto Balzani di Forlì e Federico Pizzarotti di Parma. Abbiamo chiesto alcuni chiarimenti al primo cittadino di Coriano, che ha anche inviato una lettera al Premier Renzi sul tema degli inceneritori. Quello che noi probabilmente contestiamo come gruppo rispetto alla posizione di molti sindaci che non hanno voglia di una sfida maggiore è che nel piano rifiuti la Regione ha messo degli obiettivi di spegnimento di 2 inceneritori. Noi invece sulla base di una proposta concreta, con una valutazione economica concreta, poniamo 2 ipotesi, quella di spegnerne 3 o di spegnerne 4, dove per spegnere significa sicuramente utilizzare l'inceneritore per altro. È chiaro che a chiudersi saranno prima quelli più vecchi, ed è chiaro che io come sindaco di Coriano chiaramente faccio il tifo per chiudere quello di Coriano, questo non lo posso negare, è una prospettiva a lunga scadenza, infatti anche il piano dei rifiuti è un piano dei rifiuti che ha come obiettivo il 2020, quindi è chiaro che bisogna arrivarci con determinati step, però se non si comincia si arriva sempre in ritardo. Ricordiamoci sempre che il nostro impegno, anche in questa che ormai oserei definire una battaglia, contro il decreto Orlando, nasce da un principio di difesa di equità, cioè ciascun territorio deve smaltire i propri rifiuti. Per cui se noi mettiamo a disposizione come Emilia-Romagna 8 inceneritori, diamo spazio, a quelle regioni che non hanno investito nei piani dei rifiuti. E quindi noi invece dobbiamo cercare di limitare comunque i danni e gli impatti che dagli inceneritori arrivano, perché nessuno può dire che inquinano, ma nessuno può dire che non inquinano. Domenica Spinelli, vittima del pesce d'aprile di un quotidiano locale per quest'anno, appunto, non andrà a Roma a fare la collaboratrice di Renzi, ma resta a fare il sindaco di Coriano. Parliamo ancora di economia. La crisi ha reso più flessibile il mercato del lavoro riminese, tanto che nel 2013 solo un'assunzione su 5 è arrivata a fine dell'anno. I dati del rapporto provinciale sull'economia sono stati elaborati oggi dai centri per l'impiego, rapporto provinciale di cui si è parlato ieri e che vi abbiamo proposto per quanto riguarda la presentazione. Appena il 6,3% degli avviamenti avviene con contratti a tempo indeterminato, dato stabile rispetto al 2012, mentre quelli a tempo determinato sono il 64%, 10 punti percentuali in più. Crollano, probabilmente a causa della riforma Fornero, i contratti a chiamata dal 25 al 15,4% del totale. Edilizia e manifattura sono i settori dove è più frequente il tempo indeterminato, la cui incidenza nel turismo è invece solo del 2%. Tra tante criticità c'è anche chi resiste alla crisi, come le 12 aziende che sono state ieri protagoniste appunto dell'incontro pubblico sul rapporto dell'economia 2013, testimonial di un modo di fare azienda che ha puntato sull'internazionalizzazione, l'innovazione e la valorizzazione delle risorse umane. Se non avessero creduto nella forza dell'innovazione, non avessero guardato ai mercati esteri, forse oggi le loro aziende non esisterebbero più. Giorgio Lucchi e Goffredo Celli sono 2 dei 12 imprenditori che hanno portato la loro testimonianza al rapporto sull'economia. 2 aziende attive in campi molto diversi, ma per entrambe le parole d'ordine sono state innovare ed internazionalizzare. Per la Lucchi, innovazione è un po' il simbolo principale. Oggi è abbastanza semplice parlare di innovazione perché tutti ne parlano. 25-30 anni fa parlare di innovazione quando il mercato
andava a gonfie vele, era quasi superfluo. Noi come azienda non andiamo più a fare competizione su un prodotto dove abbiamo il nostro competitor diretto, ma andiamo a fare competizione su trovare soluzioni per risolvere problemi che ancora non sono stati risolti. E spaziando dall'aeronautica fino alle navi, dai trattori fino alle auto, abbiamo tante know-how che prendiamo su da ogni settore. Non abbiamo mai dei momenti dove, dice, non sappiamo cosa fare. Germania, quando portavo sui miei prodotti, i tedeschi mi ridevano un po' dietro perché diceva: voi avete la cultura del vino, cosa venite a fare? Di birra non ne capite niente. Invece noi ne capivamo di più, anche perché io, grazie a Rimini, perché la mia azienda è nata a Rimini nel 74, quindi facciamo quest'anno i 40 anni, grazie a Rimini, dove arrivavano giù tanti tedeschi, in quei momenti là non c'era la tecnologia idonea per spillare la birra nei locali. Mi sono reso conto che c'era un vuoto e ho riempito questo vuoto. E quindi, quando l'economia andava bene che in Italia, ho investito anche sui mercati esteri, Stati Uniti, Sud America, Asia e così via. Se io non avessi fatto la scelta di andare all'estero, noi siamo presenti in 90 paesi e la Celli a quest'ora era chiusa, avevamo chiuso come tanti altri. Io nella mia crescita ho avuto sempre degli ostacoli enormi perché incrementare la mia area industriale sono andato avanti 15 anni che ero a Rimini e sono dovuto emigrare qua a Cattolica. Parliamo della viabilità di Rimini, ultimi giorni di cantiere per il tratto dell'Adriatica del ponte sul Marecchia in direzione Ravenna. Lo fa sapere l'ANAS, specificando che giovedì sarà riaperta la corsia di marcia, ma sarà chiusa quella di sorpasso. Completamento di questa fase per lunedì prossimo, meteo permettendo, poi fino al 14 aprile i lavori proseguiranno in orario notturno. Intanto oggi, come vediamo nelle immagini e come annunciato ieri dall'amministrazione comunale, all'incrocio tra via Sacramola e via 25 marzo alle Celle, dove è in corso la realizzazione della rotatoria che sarà completata dopo l'estate, è stata ripristinata la precedenza per chi procede su via Sacramora, un cambiamento apportato in occasione delle modifiche per la chiusura del ponte di via Coletti, che aveva trovato difficoltà a imporsi nelle abitudini degli automobilisti, e così c'è stato il dietrofront. In entrambe le direzioni di via Sacramora sono stati tolti i cartelli con l'ALT ed è stata sommariamente cancellata la segnaletica orizzontale. Ma anche oggi molti automobilisti sono stati colti di sorpresa dal controcambiamento, trovandosi in imbarazzo al momento di superare l'incrocio con relative suonate di clacson da dietro. Banca di Rimini ha presentato oggi le iniziative del mese del socio, pensato per ampliare il coinvolgimento dei soci con proposte di vario tipo. Nell'occasione sono stati anche anticipati alcuni aspetti del bilancio 2013 che conferma la ripresa dell'istituto. Per Banca di Rimini il periodo difficile del commissariamento è sempre più lontano. In poco più di 3 anni i soci sono passati da 600 a 2100. Nel 2013 la raccolta è cresciuta e anche gli impieghi del 2-3%, dato che permette all'istituto di rivendicare il proprio contributo per le imprese. I dati ufficiali saranno presentati nell'assemblea dei soci dell'11 maggio. Le linee guida della banca intanto restano ben definite. Politica rigorosa e trasparente, questo è assolutamente importante sottolinearlo. Tre temi, il primo è gli impieghi, noi abbiamo continuato a dare credito alle imprese meritevoli, la nostra raccolta è cresciuta rispetto all'anno precedente e abbiamo portato grande attenzione a tutte quelle che sono le novità, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto tecnologico. Ed è su questo che andremo poi anche, abbiamo fatto ed andremo a far crescere il rapporto fra la banca impresa e le nostre imprese. Il mese del socio propone in 42 giorni 16 eventi, a partire da 2 incontri con le imprese in collaborazione con CNA per creare un percorso di condivisione e non più di contrapposizione sul tema del credito, ma anche gite culturali, spettacoli, iniziative per i giovani e una partita di calcio tra soci e dipendenti. Una varietà di iniziative conviviali, istituzionali, aperte a famiglie, a giovani, ai soci in generale, ma non solo anche ai soci, un po' pensate anche per la città, perché sono anche confronti che abbiamo sul piano tecnico, per esempio con le imprese, presso l'università, per fare dei ragionamenti anche tecnici sul momento di difficoltà economico che naturalmente, coinvolge anche il mondo del credito.
Penultimo appuntamento, ieri sera alla chiesa di Sant'Agostino a Rimini per le meditazioni quaresimali, l'itinerario promosso dalla diocesi di Rimini sul tema Eucaristia nostra vita. La riflessione è stata affidata a Maria Ignazia Angelini, abbadessa di Viboldone. Nella chiesa di Sant'Agostino è una monaca benedettina che ne ha fatto la sua vita a parlare di contemplazione. È stata Maria Ignazia Angelini, badessa dell'antica abbazia di Viboldone, a portare al terzo incontro delle meditazioni quaresimali la sua riflessione sul valore della contemplazione cristiana. Lasciarsi prendere nel gorgo della luce che viene da Gesù. La luce che viene da Gesù è una luce paradossale, perché è la luce che splende nelle tenebre, è l'amore che annienta la violenza e vince la morte, è la mitezza che smussa la punta acuminata della menzogna e della violenza. Nutrirsi del pane del silenzio e della parola, ha detto Madre Ignazia, la mensa non può che essere quella della liturgia. Noi non potremmo incontrare oggi Gesù senza passare attraverso la ritualità della liturgia, perché Gesù stesso si è consegnato a noi nel memoriale del suo corpo e del suo sangue, che ha condensato in un linguaggio rituale, e contemporaneamente è indispensabile che questo riferimento ci entri nel corpo e faccia del nostro corpo una liturgia vivente. Lei ha detto che per una buona, bella chiesa ci vuole un bel silenzio. Che cosa significa? Significa che la chiesa, nel celebrare, nel vivere la sua missione di evangelizzazione, non deve mai cadere nella illusione, nella fallacia di presentare se stessa e raccomandare se stessa, ma rimandare continuamente alla sorgente da cui è generata, che è lo Spirito di Gesù. L'incontro di ieri sera sarà riproposto su News Rimini TV, canale 614, domani alle 21 e domenica alle 14.30. Siamo alle notizie di tutto in 100 secondi. Alza il gomito e affida l'auto alla fidanzata 17enne, che ubriaca anche lei, va a sbattere contro un veicolo in sosta. È accaduto alle 5.30 di domenica mattina in via Giangi, a Rimini, in zona Lago Maggio. Dopo l'urto, il ragazzo di 26 anni si è rimesso al volante, ma è stato fermato dalla polizia stradale. Per lei il tasso alcolico era 1,03, per lui 1,35. La minorenne è stata denunciata al Tribunale dei Minori per guida senza patente e in stato d'ebbrezza. Per il fidanzato anche una serie di sanzioni amministrative e il fermo dell'auto. Erano stipati in una cabina in spiaggia Igea e 50 televisori LCD e i 3 computer rubati nei giorni scorsi in un albergo bellariese. La refurtiva, dal valore di 15.000 euro, è stata restituita al proprietario, che aveva sporto denuncia. I carabinieri stanno cercando di risalire agli autori del furto. Intorno a mezzanotte girava in piazza Matteotti a Bellaria con un'armeria addosso. I carabinieri, allertati da un cittadino, sono intervenuti e hanno fermato un 37enne bellariese. Portava una scacciacani senza tappo rosso nella cinta dei pantaloni. In tasca aveva 4 coltelli a serramanico e numerose cartucce a salve. In casa un'accetta e un manganello. È scaduto ieri il termine per la presentazione delle offerte per la realizzazione del liceo pedagogico Valgimigli nel polo di Viserba. 38 quelle arrivate alla provincia. Domani parte la procedura di valutazione. La base d'asta è di 6,6 milioni per un quadro economico complessivo di 9,2 milioni. 560 i giorni di tempo per completare la scuola. La Torre Saracena di Bellaria passerà a titolo gratuito al comune. L'accordo è stato sottoscritto oggi con l'Agenzia del Demanio e il passaggio effettivo avverrà entro 120 giorni. È l'edificio più antico presente nel territorio bellariese. Parte sabato la quinta edizione dello Smiting Festival, che si terrà tra Rimini e Sant'Arcangelo. Un evento dal taglio originale dedicato alla cultura fuori dagli schemi, nato nel 2009 col sostegno di Roberto Frick Antoni, il leader degli Schiantos, scomparso di recente. Oggi la presentazione del programma. Lo Smiting, il festival della cultura non convenzionale, riparte sabato a Sant'Arcangelo. Eppur si muove è il tema della quinta edizione, come avrebbe detto Galileo Galilei al Tribunale dell'Inquisizione al termine della sua abiura dell'eliocentrismo. In realtà la citazione è stata inventata dallo scrittore Giuseppe Barretti nel Settecento. Invenzioni, fandoni e premiazioni saranno le protagoniste dell'edizione di quest'anno.
parte a Sant'Arcangelo il 5 di aprile con un concerto che è tutto quanto realizzato e prodotto da David Lynch, un famosissimo regista a livello internazionale che ha scritto musiche, testi e anche tutta la parte video è stata girata da lui e sarà portata sul palco da, appunto, da Christabel, che è una musicista texana, assieme a seguito con una serie di altri musicisti. Ci sono ulteriori 6 appuntamenti, tra cui la proiezione di Zoran, il mio nipote scemo, alla Cineteca di Rimini. Lo stesso Matteo Leotto, che è il regista di Zoran, sarà presente venerdì 11 aprile per la prima edizione degli Smithing Awards. È una serata a cui ci teniamo veramente tanto, in quanto ci saranno sia dei premi che verranno dati a persone, consegnati a persone, personaggi che comunque hanno una loro rilevanza dal punto di vista artistico o di studio, ad esempio il premio fumetto a Stefano Simeone oppure il premio musica a Julius Arcat, a Matteo Leotto, regista, il premio cinema. Tra gli ospiti illustri, Alessandro Politi, il grande mago, e Alessio Giannone, il Pinuccio esploso sul web. Momenti di intrattenimento e l'occasione per conoscere le nuove tecnologie come la stampante 3D. Al termine della rassegna del 13 aprile verrà inaugurata la mostra della fumettista Mabel Morri. Questa sera alle 21.15 su Icaro TV torna La Campanella, il gioco delle scuole in TV. Il terzo dei quarti di finale vedrà opposti il liceo Einstein e l'istituto Valturio di Rimini. Ieri sera, sempre negli studi della Campanella, la serata finale di Strafactor, il concorso per cantanti promosso dai ragazzi di Radio Icaro Rubicone. Vediamo com'è andata. Perché c'è lui nelle tue ossa, perché c'è lui nella tua mente, perché c'è lui nella tua vita e non potresti più mandarlo via. Nemmeno se cambiassi faccia, nemmeno se cambiassi nome, nemmeno se cambiassi aria, nemmeno se cambiassi vita. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Com'è dolce, com'è bella, agita e voulue Chanel. Com'è dolce, com'è bella, agita e voulue Chanel. Io che sono musicante e mi sento fortunata, canto, sono, sono e canta che sta bella serenata. Think of all the times I hurt you and everybody is through. I truly knew you so badly, baby, cause I took ever before. Alla fine abbiamo decretato che il vincitore di questa edizione di Strafactor è Ciri Ceccarini. Ciri Ceccarini, a te la targa, abbiamo anche la busta consegnata direttamente dallo sponsor. E con Strafactor siamo arrivati in conclusione, a seguire il meteo. Vi ricordo come sempre che ci trovate anche sulle frequenze di Radio Icaro e sul sito newsrimini.it. Grazie per essere stati con noi e buona serata.